Il primo modo per triggerare una clip è manualmente con il mouse, cliccandoci sopra. La clip andrà sull'output monitor principale e andrà sull'uscita. Cliccando sulla linguetta in basso possiamo avere la preview che vedete qui in basso. E quindi poi una volta decisa la preview mandare in play sul programma. Possiamo impostare una transizione, quindi andare in play con transizione tra una e l'altra. Vediamo che possiamo avere anche una particolare possibilità di triggerare una clip nella modalità piano. Praticamente tutte le volte che rilasceremo il mouse si rilascerà la clip. Normalmente impostato su normal. Qui vediamo l'inspector dell'output monitor e del preview. Abbiamo diverse possibilità di sistemare il nostro preview e program, vedete affiancati, sopra sotto, picture in picture e senza preview. Possiamo anche assegnare uno shortcut a tastiera per triggerare una clip. Diamo lo stop e adesso con i tasti da keypad 1, 2, 3 sto triggerando le clip. Nello spazio indicato troveremo tutte le impostazioni che possiamo dare alla preview per poi mandare in play una volta che abbiamo deciso. Ci vediamo al prossimo tutorial.